Sì, io sono vittima di stalking, ma ho cercato in qualche modo di non fermarmi su me stessa, ma di considerare anche il dolore di altre donne, non soltanto il mio, in maniera empatica. E quindi ho raccolto 15 storie vere di donne che hanno subito violenza, come me. Però ho voluto sottolineare nel mio libro la positività di questa esperienza, che porta la donna comunque a vincere e non necessariamente a subire per sempre. Etichettare una donna di violenza come tale sempre, non accettare a volte neanche che migliori, che cresca. Delle volte si tende a rifiutare la vittima di violenza che esce da questo guscio di dolore. E quindi le donne, il dolore non è un titolo che deve spaventare, ma è un titolo che deve esortare le persone a capire le dinamiche che portano allo stalking, alla violenza, ma anche a capire quali sono le risorse che una donna ha dentro di sé, quindi sono i propri talenti, la propria gioia innata, di vivere e di mostrare questo anche agli altri. Quindi comunque anche lo stimolo per riflettere e l'aiuto per tante donne che non hanno il coraggio di denunciare, no? Non si può dire soltanto ad una donna denuncia, non è sufficiente, bisogna aiutarla prima a fortificarsi. E a prendere consapevolezza della propria condizione per poi capire che quel passo è anche un passo facile da fare, è un passo importante e non è così difficile. Le donne e il dolore. Eleonora Giovannini, grazie. Grazie, io se me lo consente vorrei anche dire un'altra Certo. cosa, che spero che chi sarà presente comprenda che è necessario che questa giornata non significhi soltanto cappellini e magliette, ma c'è qualcosa che va oltre, di molto più profondo, che deve rimanere tutti i giorni in ognuno di noi. Grazie. Brava, hai fatto bene a ribadirlo. Grazie Eleonora, grazie mille. Domani è il 9 marzo, bene, da domani si rilancia e continueremo ad andare avanti perché obiettivamente siamo in una fase in cui le quote rose non ci passano più, no? Per cui io a volte lo risolvo dicendo facciamo come andare le donne, non ce ne pentiremo più, ma è un po' vero, facciamo come andare le donne. Grazie. Raccoglie 14 esperienze, anzi sarebbero 15, ho detto 14 perché 14 sono di donne e una di un uomo, che ho voluto anche considerare la violenza psicologica, seppur in minoranza, esercitata da parte delle donne nei confronti degli uomini, quindi ho voluto spezzare una lancia anche a favore degli uomini. E queste storie sono storie drammatiche, sono tutte storie anche irrisolte, nel senso che non c'è stato proseguo anche dal punto di vista legale e sono storie ancora che sono in attesa di un resoconto positivo e quindi possiamo capire che c'è dolore su dolore in questo senso, perché una mamma che dopo la morte della figlia uccisa a calci e pugni è costretta a vedere comunque il carnefice che gira intorno a casa sua perché magari ha fatto 2 anni di galera. Giustamente non si sente rassicurata, quindi ed è anche sicuramente amareggiata. Quindi all'interno di queste storie ci sono persone che non hanno neanche più fiducia nella giustizia, e hanno perso la fiducia nelle forze dell'ordine, non c'è molto ottimismo in tutto questo. E purtroppo questo secondo me deriva dal fatto che lo Stato di oggi tende a tutelare molto il carnefice e troppo poco la vittima. Spesso i carnefici vengono comunque sostenuti, è giusto che sia così anche perché chiaramente la persona che fa del male agli altri ha sicuramente dei problemi, quindi cercando di risalire a questo, cercare di capire e curarlo può prevenire, però bisogna anche tener conto che anche le vittime hanno bisogno di essere curate e qui infatti ci sono delle testimonianze di donne che continuano a soffrire anche per tutta la vita perché conservano anche dei tratti patologici, quindi dei disturbi veri e propri della personalità,
di tipo borderline, e questo va considerato. Quindi ho voluto mettere in luce questo, ho voluto mettere in rilievo anche tutte le dinamiche che portano alla persecuzione, che portano alla violenza, perché il lettore deve assolutamente comprendere, capire, acquisire piena coscienza di questo, perché soltanto così possiamo prevenire, possiamo controllare, possiamo anche ridurre questo fenomeno della violenza. La violenza ormai è, credo, in ogni angolo della nostra vita, per cui ci vuole un medicamento che lenisca questa violenza e lenisca proprio gli effetti della violenza, e penso che c'è moltissimo da fare, ma questo è un luogo che ho conosciuto da poco profondamente attraverso Silvia Mucciaccia, essendo io poi abitando qui vicino, però è un luogo che può diventare proprio emblematico per questo contrasto alla violenza, ed è un luogo un po' segreto, sembra un po' un antro, no? E io spero che questo luogo serva proprio anche alle giovani generazioni. Vorrei vedere molti giovani che si occupano, giovani, uomini e donne. Ha fatto molto bene l'autrice a far parlare anche un uomo, perché è inutile che ce la raccontiamo tra noi, cioè deve partire proprio una nuova società. Comunque sono molto fiera di questa iniziativa, e oggi è un buon modo di festeggiare questa giornata. Io quando ho fatto quelle foto mi sono venute di una facilità estrema, perché leggendo il libro, perché gli ho detto mandami prima il libro che lo leggo, cioè il libro, almeno il menabò del libro, lei me l'ha mandato, l'ho letto e devo dire che mi sono ispirato proprio in un paio d'ore, ho fatto le foto. Sei bravo però di tuo. Sì, ho capito. Infatti però nella stanza lì abbiamo la grande gigantografia che ci ha portato. Mi piaceva l'idea di mettere questa mano che è lì il segno della violenza, che però è solo appoggiata, poi bisogna vedere l'interiore di questa persona. Questo è un po' il senso del libro e anche dell'immagine.